Buongiorno, nel video di oggi vedremo alcuni aspetti salienti della vita di uno dei più grandi filosofi che la storia del pensiero abbia mai conosciuto, Platone. È una delle tante vite, quella che vedremo oggi, che viene redatta da un grande studioso e questo va a inserirsi, questo studio molto bello, molto approfondito, va a inserirsi naturalmente nel novero degli studi che nel corso del tempo sono stati affrontati su questo grandissimo pensatore, un pensatore che ebbe una vita, se vogliamo dire così, anche normale, al pari di tante altre persone, in quanto fu militare, fu atleta, deriva il suo nome in greco proprio dalla caratteristica delle sue spalle particolarmente larghe. Ecco, il pensatore di cui parliamo oggi è per l'appunto Platone. Facciamo un racconto della sua vita, quindi facciamo questo tipo di lavoro, questo percorso, avvalendoci di quella bella biografia, di quel bello studio, intitolato appunto Platone, un libro uscito qualche tempo fa, nel 2017 per la precisione, quindi diversi anni fa, da Roberto Radice, studioso che abbiamo citato anche in riferimento di Aristotele nei video precedenti, nei video passati. Tra l'altro, ecco, l'introduzione invece del professor Armando Torno e Roberto Radice è appunto il filosofo che si è occupato di redigere questa bellissima biografia. Roberto Radice, che vi ricordo, è nato a Busto Arsizio nel 1947. Faccio pubblica ammenda, nel video precedente su Aristotele ho detto 1948, mi scuso con l'interessato se mai guarderà questi miei video e naturalmente con tutti voi. È professore ordinario di storia della filosofia antica all'Università Cattolica di Milano, è direttore delle collane Temi metafisici e problemi del pensiero antico e platonismo e filosofia patristica, Vita e pensiero Milano. Inoltre dirige Lexicon, collana di lessici di filosofia antica, edizioni Biblia Milano. I suoi interessi spaziano dall'ellenismo al neoplatonismo, passando attraverso Aristotele e il giudaismo alessandrino. Questo è quanto viene detto nel frontespizio di questo testo e incominciamo proprio di qui, dal frontespizio, dando qualche notizia quindi di carattere generale. Qui troviamo scritto: Platone è il filosofo che ha inventato l'anima, quale sostanza spirituale indipendente dal corpo e immortale, che per primo ha definito la filosofia la scienza degli uomini liberi, con la quale l'anima si distacca dalla fluttuazione delle opinioni per aprirsi alla conoscenza vera. Per questo è considerato il fondatore della filosofia occidentale e rimane oggi come il punto di riferimento più fo forte per il nostro spirito. Anche il suo concetto di stato ideale, riprogettato per secoli, è più attuale che mai, tanto da aver ispirato perfino il marxismo. Sì, addirittura sappiamo, ha ispirato, secondo alcuni, insomma, dottrine totalitaristiche, ma abbiamo avuto modo di svellere, no, definitivamente questo tipo di affermazione in alcuni video precedenti, in cui abbiamo chiaramente detto che determinate costruzioni politiche non possono essere paragonate, quando sono distanziate da svariati secoli, a evoluzioni e manifestazioni successive. Andiamo direttamente alla vita del nostro filosofo, quindi entriamo proprio in medias res alle questioni. Vediamo cosa ci scrive il professor Roberto Radice. Platone nacque ad Atene nel 427 a.C., più precisamente, come dice lo storico Diogene Laerzio, secondo secolo, nel mese di maggio-giugno nella 88esima Olimpiade. Il suo vero nome fu Aristocle, preso dal nonno. E Platone fu un soprannome derivato da Platos, che in greco significa ampiezza, e che secondo i vari significati che la tradizione gli attribuisce, potrebbe indicare sia il suo vigore fisico, sia l'ampiezza dello stile o quella della sua fronte. Il padre, Aristone, vantava fra i suoi antenati il mitico Codro, l'ultimo re di Atene. Invece la madre, che si chiamava Perizione, vantava una discendenza da Solone, il grande legislatore politico ateniese del VI secolo a.C. Ecco, quindi qui abbiamo una serie di riferimenti legati alle origini
di Platone e soprattutto si fa riferimento a quella che è una sua caratteristica fisica. Sappiamo che era anche un lottatore, tra l'altro, probabilmente aveva quindi sviluppato una certa muscolatura e questo faceva sì che avesse delle spalle molto larghe, da cui probabilmente, tra le altre ipotesi, il nome che gli venne appunto dato, poiché il suo era Aristocle invece. Platone ebbe due fratelli, Adimanto e Glaucone, che il filosofo introdusse come personaggi nella Repubblica, e una sorella di nome Potone. Ecco, ricordiamo questo Glaucone proprio per essere uno dei protagonisti dei dialoghi, anche proprio lo ricordiamo per essere citato a più riprese nella Repubblica. Ecco, anch'essa, in riferimento alla sorella, fu a suo modo coinvolta nell'attività filosofica del fratello, in quanto gli diede un nipote. Speusippo, il famosissimo Speusippo, destinato ad essere il primo successore di Platone alla direzione dell'Accademia. Zio di Platone fu inoltre Crizia, esponente di spicco del partito oligarchico di Atene e leader dei 30 tiranni, ma anche uomo di cultura. Discepolo di Gorgia e di Socrate, Gorgia, ecco, ricordiamo il grande sofista, no? E poi Socrate che non ha certamente bisogno di presentazioni. Autore di opere in prosa e in versi, professò idee vicine a quelle dei sofisti. Nonostante le divergenze sulla sua condotta politica nel periodo della tirannide, Platone ne serbò un buon ricordo facendolo coprotagonista del Timeo e dedicandogli un dialogo, il Crizia, che è una prosecuzione del Timeo. Con simili antenati e parenti, manifestò subito una forte attrazione per la vita politica, come lui stesso ci rivela nella lettera settima. Del resto passione per la politica è una passione che anima da subito Platone e se ne distanzierà un po' quando vedrà la fine che farà il suo grande maestro Socrate, eppure è ciò che implementa quello che è il suo pensiero non solo dell'origine, soprattutto certo dell'origine, ma anche poi successivo. E dice nella lettera settima: da giovane anch'io feci l'esperienza che molti hanno condiviso. Pensavo, non appena divenuto padrone del mio destino, di volgermi all'attività politica, quindi la filosofia proprio era un modo per esercitare l'attività politica, era per mettere in prassi quello che idealmente si pensava dalla politica, quello che si filosofava intorno alla politica. Non si trattava di uno degli improvvisi trasporti per la filosofia che rientrano nella psicologia di un giovane, ci ricorda Roberto Radice, bensì di una vera e propria passione per la vita pubblica e politica, veramente una sorta di vocazione, di missionariato che Platone si autoattribuiva. In gioventù Platone prese parte ad almeno tre campagne militari, in cui si comportò valorosamente, finché all'età di 20 anni divenne discepolo di Socrate, a partire dal 408 a.C. Un incontro che cambiò totalmente la sua vita. Secondo Diogene Laerzio, importantissimo storico di tanti avvenimenti, ma anche e soprattutto dei filosofi, cioè celeberrimo il suo Vite dei filosofi. Secondo Diogene Laerzio, dicevamo, si narra che Socrate abbia sognato di tenere sulle ginocchia un piccolo cigno, che mise subito le ali, volò via e cantò dolcemente, che il giorno successivo si presentò a lui Platone ed egli disse che quel piccolo cigno era proprio lui. Il racconto allude certamente all'elevatezza del pensiero del filosofo e alla raffinatezza del suo stile. Prima dell'incontro con Socrate, Platone si era dato alla poesia e aveva composto tragedie, finché non si orientò verso la filosofia frequentando le lezioni di Cratilo, pensatore di ispirazione eraclitea, e di Ermogene, seguace di Parmenide. L'influenza di costoro, per quanto molto meno marcata di quella socratica, condizionò alcuni punti essenziali del suo pensiero. Forse, quando Platone si presentò a Socrate, non aveva le idee del tutto chiare su quello che avrebbe ricevuto dal maestro, e cioè una formazione morale e filosofica, e invece sperava di poter acquisire una particolare abilità oratoria per farsi largo in campo politico. Del resto, questa era l'immagine corrente di Socrate alimentata dalla feroce parodia che di lui fece Aristofane nelle commedie, nella commedia Le Nuvole. Qui era rappresentato come un corruttore di giovani e il peggiore dei sofisti, un'immagine negativa e pericolosa che sarà anche alla base della sua condanna a morte. Ricordiamo purtroppo questa messa proprio in parodia della figura di Socrate da parte di Aristofane che nella commedia Le Nuvole lo rappresenta come un signore bizzarro, una specie di personaggio hippie che
cammina perennemente con la testa fra le nuvole ed è addirittura però corruttore delle tradizioni e soprattutto dei giovani. Quindi una ricostruzione davvero molto di parte e molto negativa, che poi sarà tra le accuse, tra le forze di spinta verso la messa proprio in l'impeachment, cioè la messa in stato d'accusa da parte di Socrate. Ma intanto gravi eventi portavano alla decadenza di Atene. Nel 404 a.C. si concludeva la guerra del Peloponneso, che aveva contrapposto Sparta ad Atene a partire dal 431 fino all'anno 404 a.C., data dalla battaglia campale di Egospotami, nella quale Atene e i suoi alleati furono sconfitti, rovinosamente sconfitti. Praticamente fu questo che segnò la fine di questo conflitto. In questo lungo e sanguinoso conflitto, il quale fra l'altro mise in ginocchio tutta la Grecia a livello economico, anche proprio per la produzione incessante di armi che si era dovuto fare, che come tutte le guerre purtroppo comporta un dispendio di risorse economiche, proprio anche di lacerazione di quello che è il tessuto economico e anche proprio un investimento incredibile in termini anche proprio monetari, oltre che di vite umane. Anche proprio di risorse che vanno tutte convogliate lì nella guerra. La guerra è un mostro tremendo. Ecco, in questo lungo e sanguinoso conflitto, l'insuccesso degli ateniesi fu da imputarsi per lo più ad errori strategici e politici dei governi democratici che portarono alla rovinosa spedizione ateniese in Sicilia. Si pensi per esempio al richiamo in patria del generale Alcibiade per essere processato, proprio mentre le truppe ateniesi iniziavano la guerra. E poi alla successiva scelta di generali incapaci e al cattivo rapporto con gli alleati che facilitò le rivolte, una serie davvero di avvenimenti che determinarono la sconfitta. Intanto la scelta scelleratissima di processare in quel momento proprio il generale Alcibiade, e poi la scelta di generali che non riuscivano minimamente a interagire con le popolazioni locali e quindi a fomentare rivolte su rivolte che dovevano essere soffocate mentre c'era una guerra in atto. Quindi problemi intestini a problemi esteri si aggiungevano gli uni gli altri. A seguito della sconfitta, fino al 401 a.C., si instaurò ad Atene l'oligarchia dei 30 tiranni, alla quale partecipò Crizia, proprio lo zio di Platone. Anche costoro lo delusero profondamente, come ricordava sempre nella lettera settima. Dice Platone: «Mi resi conto che in breve tempo questi individui riuscirono a far sembrare all'età del loro il periodo di governo precedente». Inoltre aggiungeva che tra le altre scelleratezze di cui furono responsabili i 30 tiranni, cercarono di coinvolgere Socrate in un losco affare per poterlo in seguito ricattare. Ma anche il ritorno della democrazia non cambiò il livello e la natura della politica, tant'è vero che proprio ai democratici si deve l'ingiusta condanna a morte di Socrate, 399 a.C., una persona che senza dubbio si può definire l'uomo più giusto di allora. E questa è una sentenza definitiva da parte di Platone nei riguardi, una sentenza che dimostra grande fiducia nei riguardi del proprio maestro Socrate. Se immaginiamo che Socrate rappresenti la linea della filosofia e gli oligarchici e i democratici la politica in tutte le sue principali varianti, ben si comprende il mutamento di atteggiamento di Platone, che lui stesso nella lettera settima esprimeva in questi termini: di fronte a tali episodi, a uomini siffatti che si occupavano di politica, tali leggi e costumi, quanto più col passare degli anni riflettevo, tanto più mi sembrava difficile dedicarmi alla politica mantenendomi onesto. E questa vicenda segnò parecchio, nella psicologia Platone. Tuttavia, nel suo caso non si trattò di un ripudio dalla politica, ma del suo superamento in una prospettiva filosofica, che così esprime nella solita lettera settima. I mali non potrebbero mai lasciare l'umanità finché una generazione di filosofi veri e sinceri non sia assorta alle somme cariche dello Stato, oppure finché la classe dominante negli Stati, per un qualche intervento divino, non abbia scelto di votarsi alla filosofia. In tal modo, a lode della buona filosofia, si è costretti ad ammettere che solo da essa viene il criterio per discernere il giusto nel suo complesso, sia a livello pubblico sia privato. Ecco perché disse che in una società in cui avessero davvero avuto il potere politico e amministrativo e giuridico i filosofi, il suo grande maestro Socrate non sarebbe mai stato giustiziato, anzi avrebbe ricevuto i meriti che gli dovevano essere attribuiti. E
E ecco perché si esprime in questi termini ed ecco questa sua idiosincrasia verso la politica, che era proprio quella politica. Arrivederci alla prossima puntata e grazie per l'ascolto.